Perché qui bisogna essere chiari, e lo dico onorevole Malpezzi, fare un gran minestrone di tutto buttandoci dentro un po' carote, sedano, tutto mescolato, non è una soluzione. Perché qui la questione è molto semplice, qual è la base di valori in funzione della quale fare integrazione? Uno viene in questo paese, ci sono delle libertà, ci sono dei concetti di democrazia, ci sono dei concetti di pluralismo, ci sono dei concetti di partecipazione che si sono consolidati e che ci garantiscono oggi quello stato democratico in cui viviamo. Se accetti questi concetti, questi valori, questo patrimonio di valori, ti integri. Se invece vuoi sovrapporre i tuoi, che nel caso specifico non corrispondono ai nostri, beh, su qui bisogna mettere una discriminante. Non ci siamo. Perché no, se l'integrazione è venire in questo paese, accettare le regole e seguire quella che è la nostra cultura di democrazia è un conto, ma se io devo modificare il mio modo di vivere, che è democratico e pluralista, per accettare chi invece viene e mi vuole imporre la sharia, dico non sono d'accordo. No, perché su questo bisogna essere anche chiari. Termine. Esiste un 85% di comunità musulmana che rigetta fondamentalmente quello che è successo a Parigi, ma esiste un 15% che giustifica, che trova una motivazione a quanto è accaduto a Parigi. E sono presenti oggi in Italia queste persone.